Dopo aver vinto un campionato senza mai correre grossi rischi, non è facile far mantenere alta la concentrazione ai propri uomini, anche per non falsare più di tanto il finale di stagione. E questo è il compito principale che Mr. Flocco è chiamato a svolgere in queste ultime gare di prima categoria. La sfida del San Tommaso non avrebbe avuto storia fino a qualche settimana fa, ma con il logico appagamento da vittoria potrebbe risultare più imprevedibile e meno scontato. Avversario di turno è infatti il Rocca Spinalvetti del presidente Trofino, squadra destinata a soffrire sino alla fine e ormai condannata alla disputa dei play-out. L'obiettivo di questi ultimi è quello di migliorare il piazzamento finale, che avrebbe ovviamente delle salutari ripercussioni per la disputa degli spareggi. L'avvio biancoverde lascerebbe in effetti ben sperare con il tentativo di Gianluigi Battista, che allo scoccare del quarto d'ora impegna severamente Mainella con un siluro dal limite d'area. I padroni di casa non rimangono di certo a guardare e replicano prontamente con il vantaggio del solito del Peschio, che ubriaca i difensori avversari e poi indirizza la sfera nell'angolino alla destra di Zocchi. Primo atto che si chiude dunque con il vantaggio di misura della capolista indiscussa protagonista della seconda frazione. Al 13° lancio di D'Addario per Del Peschio, che non si fa pregare per calciare in porta. Zocchi stavolta risponde presente ed evita il secondo rovescio. L'appuntamento con il raddoppio è rimandato di pochi istanti e matura infatti al 14°. Nuova combinazione D'Addario Del Peschio, quest'ultimo si porta sul fondo e scodella un pallone d'oro che l'ha postato Antichi, appena entrato non ha difficoltà a spingere nel sacco. Il Rocca Spinalvetti non ha la forza per reagire e rischia grosso anche al 24°, quando il contatto dubbio in aria tra Giacomo Piccirilli e Verna non viene sanzionato dal direttore di gara. Al 28°, suda freddo l'estremo ospite con Del Peschio, che manca di pochissimo il bersaglio. Un minuto dopo, ottimo scambio in corsa tra Del Peschio e Verna, diagonale anche per quest'ultimo che si spegne a fil di palo. Il monologo della capolista viene spezzato dal tentativo di Manuel Piccirilli, che cerca la porta, anche se in verità il bersaglio è da tutt'altra parte. Mister Flocco, un Perano che non deve chiedere più niente al campionato, e infatti si è visto anche il secondo portiere, che sinceramente non sembra un secondo portiere, Samuele Mainella. Sì, sì, Samuele oggi si è comportato bene, anche quando è stato chiamato in causa in altre circostanze, ha fatto sempre il suo dovere e oggi l'ha dimostrato. Fa parte del gruppo, come tanti altri ragazzi, ha dimostrato il suo valore oggi. Come disse qualche partita fa, qualche giornata fa, dietro il direttore sportivo Tonino D'Orazio, è un Perano che non lascia nulla agli altri. No, non è che, secondo me è giusto che noi facciamo il nostro dovere fino alla fine, anche perché anche domenica ci hanno detto che noi ci siamo impegnati, abbiamo fatto la nostra partita. Però forse la squadra avversaria, come tutte le, anche gli altri, le motivazioni sono più delle nostre. Diventa difficile, i ragazzi stanno tirando dall'inizio, stare con la testa, oramai sanno che il campionato l'abbiamo vinto, è difficile. È una mia impressione, però diciamo che Raffaele Flocco lo vedo bene anche per il prossimo anno in promozione, sempre con il Perano. Questo lo deciderà la società, come del resto sia giusto così, perché le società hanno il potere di decidere tranquillamente. Io sono a disposizione, a me farebbe piacere, però giustamente è giusto che sia la società a prendere le decisioni giuste.